E comincia così l'ultimo capitolo di FIFA 18, il viaggio. Il campionato è andato avanti e siamo terzi con l'Atletico Madrid a 3 punti dalla vetta, quindi però con una partita in più. Si può ancora puntare alla vittoria del campionato, però vediamo i tweet, era un po' che non seguivamo Alexander. Che si dice tu vuoi giocare una gamba sola? Ragione. Imprevisto, infortunio sul contrattempo, tornerà più forte di prima, ora Soto. Se il giocatore si infortuna, la differenza la fa il modo in cui si torna in campo. Speriamo di non tornare a mezzi rotti. No, gli obiettivi, raggiungi il massimo grado di affiatamento col tuo partner, quindi ci sarà un valore per l'affiatamento. 6 assist a Griezmann. Salva il posto di Dino vincendo un trofeo, il campionato o la coppa. Ah, quindi ancora. Ah no, Dino che cazzo era? Era dirigente. Ah, ok, quindi devo vincere il campionato o la coppa, se no gli danno un culo pure a lui. Andiamo avanti. Vediamo che è successo nel frattempo. Vincere uniti, perdere soli. Bella casetta. Sto a Los Angeles, sì. Tutto merito nostro però, Danny Williams. Che cazzo è? La sorella? O il padre? La sorella. Sei pronto? Ho due passaggi con la sorellastra. Ok. Ah no, ci alleniamo e basta. Andiamo in campo a fare due tiri. Magari fra un paio di giorni, eh? L'hai già detto 2 giorni fa quando il dottore ti ha dato l'ok. Non voglio finire come papà. Ma lui non aveva i mezzi che hai tu. La squadra ti ha mandato dai migliori medici di tutto il mondo. E poi il ginocchio di papà era distrutto. Forza, questo fa parte del gioco. Oh, davvero? E tu che ne sai? Vediamo. Ho rotto una gamba a 14 anni. I medici dissero che non avrei più giocato. È lì che ho imparato. Scusa, non lo sapevo. Mo lo Non sai. importa. Il punto è che io non posso non tornare quello di prima. È una situazione delicata la mia. Una cosa così mi mette in difficoltà. È un grosso ostacolo, capisci? Un ostacolo. Ho perso mia madre a 8 anni. Questo è un ostacolo. Vabbè, allora. E poi giocare nella squadra femminile, dividendosi fra scuola, allenamenti, viaggi, partite. Hai mai provato a fare i compiti su un autobus? A giocare 90 minuti, rientrare alle 2 del mattino e poi andare a scuola senza riuscire a tenere gli occhi aperti? Tutto con la speranza che qualche osservatore del college potesse notarmi. Sai, io non ho un grosso contratto che mi aspetta. Quello che posso fare è lottare giorno per giorno, tutti i giorni per fare ciò che amo. E tu, Alex, vieni a dirmi che non vuoi lottare per riprenderti quello che hai già. Coglione. Allora è così avere una sorella. Esagero. No. Vai così, Kim. Facciamo i ceduti Oh, retti, dai. che dici? Ti va di mettere qualche cross in aria per me? Sai, non vorrei dimenticarmi di come si fa a fare gol. Non c'è problema. Lascia fare a me. Allora sono nelle tue mani. Passava bene però, eh. Vai, ci sto, sono pronto. Ok. Va bene. Ci sto. Porca troia maledetta. Ci
Vabbè, lasciamo perdere sti tiri, così mi sa che... Vaffanculo, sono un coglione. Va che cazzo, però. Vai. Porca troia, non entra manco uno. Mi sa che lo devo rifare, però. No, vabbè, ho Ma fatto guarda, schifo al davvero niente cazzo. male. Beh, ricordiamoci che sono fortunato, però, eh. Ottimo lavoro, Hunter. La classe non è acqua. Grazie, papà. Mi sento in gran forma. Sì, ma non stavo parlando di te. Allora, sei pronto? Sì. Magnifico. L'addetto rivuole indietro il suo campo. Sicuro di riuscire a giocare? Sicurissimo. Bene. Ho già avvertito il club, ti Dai aspettano la prossima tiri che ho settimana. fatto non servirebbe, però diciamo di sì. Bene, dai. Pronti per la partita? Siamo tornati in Inghilterra, penso. Cioè in Inghilterra, in Spagna, sto che cazzo dico. Siamo tornati a Madrid. Sì, dovrebbero essere tutti vecchi, esatto. Mazza, già è passato un mese. E andiamo. Probabilmente Sei parto sicuro di dalla riesco a panchina. vederlo? Tu devi attaccarlo, devi affrontarlo. No, 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 ma non ci credo. Anche i bambini dell'asilo sanno difendere meglio di te. Ma va, Stai va, calmo. va. Stai Dino. calmo. Alex, Che viene bentornato. infarto. Vieni, siediti. Siediti. Lo staff medico mi dice che ti sei ripreso completamente. Il Speriamo. ginocchio è a posto. Pronto all'azione. Questa è musica per le mie orecchie. Sai, da quando ti sei infortunato, il club non ha passato un bel momento. Nella tre quarti avversaria siamo scarsi, non abbiamo profondità e neanche intesa. Beh, non vedo l'ora di tornare in campo, Dino. È come se fosse passata una vita intera. Direi che l'infortunio ti ha dato la carica, giusto? Al momento sono preoccupato per te. Non ti mentirò. Una pressione così intensa non l'avevo mai avuta. Ci criticano ogni giorno, anche sui giornali. Perfino i tifosi. Siamo in ritardo in campionato e ci fischiano anche quando stiamo dando il massimo. Forse posso cambiare le cose. Ho una pistola puntata alla tempia. E il presidente non si fida più di me. Se non riusciamo a vincere al più presto qualche trofeo, temo che i miei giorni in questo club Dai, saranno finiti. ci penso Ogni io. singolo giorno cerco di ricordarmi perché amo così tanto questo gioco. Sì. Hope I'm not interrupting. Just wanted to say it's good to have you back, Alex. È bello essere tornato, amico. Che cazzo sto doppiaggio però? Fatelo tutto in inglese allora. Tutto con i sottotitoli e via. Ok, nuovi tweet. C'è il proprio valore, fantastico per giocare ai nuovi miei partner. Cazzo, abbiamo fatto una partita insieme. Sono contento che tu sia tornato. Rientrato in infortunio. Ok. Non sforzare troppo il ginocchio. Gioco 100%. Allora, cioè, vabbè, non penso che parto titolare, però. Vediamo. Già l'hashtag rimonta. Non mi piace. Forse intendo il campionato, però. Ah no, gioco subito titolare, cazzo. Buono. Vai contro l'Hunter. Grado affiatamento del tuo partner, non ho capito cosa me lo indicherà, forse gli assist. Ogni assist salirà un po'. Ok, pronti a tornare in campo, andiamo. Caro Andiamo, dai. Edoardo, vi dà il benvenuto a questo match Pro valido per la Liga Valencia non Santander. sarà Con me, come facile, è una sempre, buona c'è squadra. Stefano Lala. Un saluto a Ma tutti. Il resta pure nel campionato spagnolo girone dei è Champions sicuramente della l'epifania Juve del mondo in quest'anno. quanto a spettacolo e Sembra intensità. sia Mi proprio il aspetto una Valencia. partita con queste caratteristiche. Dai. La gara di oggi viene di fronte a Valencia tra Rigo Madrid, già protagoniste, oltre che di molte sfide della Liga, anche di una semifinale di Europa League, stagione Bello sto stadio. 2011-2012. Netto successo Iniziamo però. dell'Atletico in quell'occasione, i tifosi del Valencia si Dai, augurano che Griezmann, ci oggi penso io a Madrid far vada disegnare. diversamente.
un po' troppo defilato, non mi piace quando sto così Questa è la defilato formazione però. iniziale dei colchoneros dell'Atletico Madrid. Passano col 4-5-1 che però può diventare anche 4-3-3. Piano tattico. Vai! Grande gol! Che cazzo t'ho fatto? Questo dovrebbe fugare ogni dubbio sulle sue prestazioni dopo l'infortunio. Sembra il solito Hunter. Bello. Abituato a Danny Williams, pensavo che andava in tribuna. Al volo che non ha lasciato scampo al portiere. Dai, da sottolineare anche l'assist. Dai. Bel gol, bel gol. Dai. Adesso mi pare di aver visto una barretta sotto il match che riprende, sotto il punteggio di Hunter sopra a destra, forse l'affiatamento con Griezmann. Hunter, intervento tempestivo del difensore che intercetta il passaggio. No, perché non l'ho presa? Intervento efficace del difensore che intercetta il lancio e recupera palla. Griezmann guadagna metri il giocatore dell'Atletico. Palla buona per Coque. È un bel passaggio, Non si muove quella barra, forse si riempie con gli assist. Hanno spezzato bene la trama. Hunter, e il pallone se ne va via. Attenzione al tiro. Non ha trovato la porta per una questione di centimetri. Decisivo qui l'intervento. Riesco a dialogare con Griezmann, però non si fa vedere sto maledetto. Magari dovrò aspettare qualche partita un po' più semplice. Ruben Beso. Palla in out, sarà rimessa laterale. Parecchio. No, sfuggito. Oh, ci sta pure Zazza, grande Zazza, l'ho fregata subito. Se mi fai avvicinare. Ah, io la volevo ripassare, cazzo. Sto cazzo è Zazza. Che so scarzoni, cazzo, ma cazzo avete fatto arrivare davanti al portiere, brutti coglioni, come fate rimpiangere l'extra? Sto Griezmann, occhio, cerca l'area di rigore. Cazzo, però l'intercetto del pallone. Le partite iniziano a farsi sempre più importanti per la corsa al titolo. Questa dobbiamo assolutamente vincere. E non intende farsi la parte. Il rientro di Alexander dopo il lungo infortunio ci farà capire quali sono le effettive potenzialità della squadra per la corsa al titolo. Sono curioso di vedere come se la caverà oggi dopo la lunga assenza. L'ho messo fallo. No, perché è passata? Scelta migliore, onestamente. Devi fare piazza assist, Griezmann, maledetto. Sul fondo, sia pure di poco. Ruben Beso. Non so che ci arrivavo. Eccomi. Hunter, ci sono metri a disposizione. C'è spazio per andare. Sbagliato io. C'è ragione. Partono in contropiede. Nani. Buona. No. Fallo. È concesso la punizione contro il Valencia. No, ho sbagliato io, cazzo. Pensavo che la passava meglio. Parecchio. Bravo. Bravissimi. Un'altra buona giocata. Dai. No, dammela a me, cazzo. Difesa la meglio e allontana il pallone.
appoggia bene il corpo qui per difendere il pallone. Madrid ci ospita questo piazzamento mediocre, giusto? Metropolitano, campo bellissimo, stadio mozzafiato che deve non far rimpiangere il vecchio Calderon. Sono davvero senza parole. Bello, confortevole, ma soprattutto funzionale. Ah, perché? Alexander. C'è la norma del vantaggio per l'Atletico. Cocchi. No, perché si è allungata così? Sarà dura fa sto cazzo di assist, ne sa. Intercettando il lancio. Almeno col Valencia. Parecchio. Ci saranno 3 minuti di recupero. Annaggia, non riesco mai a prendere con difesa, sono scarsissimo. Occhio a Zazza. Grande chiusura difensiva. Antoine Griezmann. Ci stavo, affanculo. Lo francese. Si chiudono per i primi 45 minuti. Risultato di... Buona, dai. Andiamo pure a fare il secondo. Se riesco a fare pure un assist a sto cazzo di Griezmann. Dai, dai. Calcio d'inizio del secondo tempo, affidato al Valencia. Vedremo se cambierà il tema tattico in questa ripresa o se le due squadre manterranno lo stesso atteggiamento della prima frazione di gioco. No! Che cazzo mi ha fatto a prendere? Buono. Tocco di ritorno. Il pallone se ne va via. Che cazzo. Gaia. Ha tentato il colpo di tacco. E passami sta cazzo di palla. Punta la porta. Grande tackle difensivo. Minchia però. Stiamo a far schiacciare troppo, tre quarti avversaria. Zazza. Portiere chiamato in causa qui. Direi non troppo difficile. Coglione di Zazza. Dai però. Alexander è uno degli osservati speciali di questa sfida. Come sarà saccavato Stefano? Può essere contento per aver dato il vantaggio alla sua squadra. Vedremo se riuscirà. Niente, non mi ha passato, brutti coglioni. Saul. Alexander. Occhio al suo movimento. Cazzo me la passi. Dimmi, dimmi mister. Dimmi, dimmi. Fa partitone, cazzo. Ok, ha già fatto tutto. Solo mantenere il risultato di vantaggio. Dai Griezmann, fate vedere, cazzo. Attenzione, tutto solo. No, buono. Due gol da recuperare. Bene, dai. Ci giochiamo un po' più tranquilli. Si fa dura per loro, anche perché oltre a tentare di segnare devono fare attenzione a non subirne altri, impresa non facile. Cazzo Griezmann, ma però non si inserisce, guarda qua. Avevano già creato un po' di normale che prima o poi arrivasse il gol. Vai, vai. Tu non sbagli mai, sottoscrivi. Se posso concentrarmi a fare solo l'assist. Parecchio. C'è spazio per andare. Passaggio intercettato. Ma com'è? Alexander. No, perché? Perché? Bravissimi. Cocchi. Guadagna metri il giocatore dell'Atletico. Difendila meglio però, cazzo. Parecchio. Santimina. Dai, dai, prendiamo sta palla. Premia la corsa. Sbagliato il contrasto, lo so. Intervento pulito sulla palla. Occhio al contrapiede qui. Buona. No, fa un cross. La
traiettoria verso il centro. Cassa debole che non impensierisce il portiere. Ma è difficile segnargli da lì, dai. Finalmente un intervento degno. Parecchio. Ottimo intervento di Dai, dai. Ci siamo. Filipe Luis. Oh, ecco me. Cocchi. Cazzo, Griezmann viene troppo dietro, però. Come cazzo faccio a fa segnare? Oh, non te la fa fregare là. Siamo morti se te fai. Sì, e lo sta dimostrando anche oggi. Tira, dai. Grande, grande Griezmann. Oh, dove cazzo vai? E qua te voglio abbracciare. Dobbiamo affiatarci di più. Con questo gol il loro margine di vantaggio aumenta ulteriormente. Hanno ormai la vittoria in tasca. Non si guai da quella fine. Bravo, dai. Rivediamo questo gol da un'altra colazione. Ma se la prende. Con questa rete aumenta ulteriormente il proprio vantaggio. Ruben Vesso. Ah, guarda come si è riempita la barra, oh, la grande. Valencia che si affaccia in avanti. Ferreira Carrasco. Siamo entrati negli ultimi 10 minuti. Gaitan. Riconquista palla, cacciando la traiettoria. Ha bloccato col corpo quel bastardo, non sono riuscito a inserirmi. Santimina. E il pallone se ne va via. Ah, bravo. Vai. Antoine Griezmann. Sono stanco, cazzo. Ancora più. Vai, te faccio fa un altro. Devo aspettare. Sbagliato. Da troppo presto. Santimina. Punta l'area. Oh, ce l'avevamo presa. Buon recupero del pallone, possono ripartire. Si aprono spazi invitanti. Dammi e vai, dammi e vai. Non vai però. Filipe Luis. Beh, è finita. Ci sto, dammela. Vaffanculo. Griezmann, do cazzo stai. Vai. Gran palla questa. Prova ad andare. Vabbè. Come se l'infortunio non ci fosse mai stato. Alex Sant. Lo fa io l'assist, però diciamo va bene pure così. Ne sono certo. Proprio ciò di cui hanno bisogno per affrontare al meglio. Ha ripassato quel coglione di Griezmann. Non hanno mostrato alcuna pietà oggi per la squadra avversaria. Meno male. Tira, cazzo, no. Finire, altrimenti ho l'impressione che ne avrebbero fatti altri. Man of the match. Sto portiere comunque è scandaloso, guarda là. Risultato che si fa pesante. Ma ha spostato sopra. Dai, bravi ragazzi. Tutti negli sfogliatoi, la squadra di Ante raccoglie tre punti pesanti per la corsa al titolo. Speriamo di recuperare qualche punto dai primi. Dopo l'infortunio ha giocato un grande match. Ha giocato bene spazzando via tutti i dubbi relativi al suo stato. Ha fatto un quartitone, cazzo, doppietta e assist. La mancanza della sua corsa, dei suoi giocati imprevedibili, dei suoi gol. Se le condizioni fisiche di Hunter rimarranno buone fino alla fine del campionato, la squadra avrà ottime possibilità di aggiungere a sentito. Tanti, è caldo sto stadio. Questa squadra per prendere il largo e salutare gli avversari. Formazione avversaria passa da subito in grave difficoltà. E ancora di passare in svantaggio. Situazione che è fatta via via. Abbiamo gli lights. Anche 4-3-3. Il piano tatti. Parte il tiro. Gran gol. Che bravo l'arbitro dal vantaggio. Okay, aveva visto un fallo guardalinea. È buono pure sto tiro, eh. Anche questo traversa alta. Ah no, bestemmia al ciolo. C'ha ragione. Occhio al suo movimento. Qua hanno fatto bella roba. Sto cazzo di Zazza. Oh, quanti cazzo di azioni fa rivedere? Pensavo faceva rivedere i suoi gol. Attenzione!
tiro solo, Ferreira Carrasco. Bravi ragazzi, bravi. È in un ottimo periodo di forma. Sì, e lo sta dimostrando anche sono riuscito a fare l'assist. Portiere scandaloso e gol. Guardalo. Guardalo, guardalo che cazzo combina. Qua mi ha ripassato sto coglione, vabbè. Mi ha fatto la doppietta. Fanno ridere il Ciolo. Proseguiamo. Mi fanno l'intervista post partita? Dal modo in cui hai giocato oggi, sembrava che non fossi mai mancato. Avevi ritmo, visione e tecnica. Che cosa si prova ad aver avuto un simile impatto? Distrutti, cazzo. No, siamo un po' ignoranti, dai. Il mio lavoro è tirare fuori il meglio dagli altri. Come risponderesti a chi considera arrogante questa tua affermazione? Se danno a fanculo. Gente come voi. Di sicuro tra i giornalisti c'è chi dubita a volte della tua modestia. Esiste una linea sottile che divide la determinazione dall'arroganza. Un attaccante deve credere in se stesso per farcela. Questo è vero. Almeno siamo d'accordo su una cosa. Felice di aver trovato qualcosa su cui concordiamo. Alex, bentornato e grazie per il tuo stanno tempo. Stanno appiccicando. Certo. Però non c'è quell'arroganza così alta. Ah no, sì, cazzo. Com'è sono così ignorante? Ricordavo che era quasi tutto azzurro. €16 milioni, valore mercato buono, dai. È titolarissimo, cazzo. Toglie un po' l'impulsività, però. Ah, c'ho un punto. No, ho visto male, mi sa che era c'è qualcosa anche. Per l'avanzamento e l'affiatamento sono arrivato al primo blocco e devo continuare così. Se assist saranno tanti da fare però, Griezmann non è che si presta tantissimo, magari però con l'avanzamento, con l'aumentare dell'affiatamento magari. Ah ok, io pensavo che aumentava pure lo scambio dei passaggi, queste cose così. E gli do fa 6 assist. Ci proveremo, dai. Facciamo i tweet e poi ci andiamo. Oltre chance di vedere che ho torto, faccio vincere la coppa. Ve la farò vincere, tranquilli, vinciamo tutto. Un gol splendido, vittoria, 3 punti. Vediamo la classifica come stiamo messi, come prima mi sa. Eh sì, siamo praticamente 6 punti indietro perché siamo 3 punti sotto, però con una partita in più. La semifinale contro Valencia un'altra volta, che palle. E poi Barcellona Real Madrid, almeno una ce la togliamo dalle palle. Quante partite sono? Una, due. Ah no, queste sono quelle già giocate. Ah no, non me le fai vedere tutte. Prossima però c'è Real Madrid, Atletico Bilbao vincerà sicuramente. Barcellona e Siviglia. Ci vorrebbe uno scontro diretto tra loro due. Vabbè dai, vedremo come andrà. Per il momento ci salutiamo qui. Ciao!